Allora, buonasera. Per cominciare, diciamo, posso partire direttamente dal titolo che ho dato un po' all'incontro, che ripercorre un po' i temi di cui io mi occupo, diciamo così, nel mio lavoro. Particolarmente ho cercato in qualche modo di fare una lettura particolare degli studi postcoloniali e degli studi culturali, per applicarli, diciamo così, allo studio appunto della razza, del razzismo e anche nel concepire una genealogia diversa della modernità di quella che di solito viene in qualche modo promossa nella maggior parte dei saperi o delle discipline, soprattutto nell'Europa continentale, ecco, dove colonialismo, schiavitù e imperialismo non vengono visti poi come momenti realmente centrali nella costituzione del presente. Poi magari approfondirò un po' di più questo aspetto. Tenevo a precisare che, diciamo, la mia lettura degli studi postcoloniali non è una lettura, o degli studi culturali, non è una lettura, come dire, di tipo, chiamiamola così, culturalista, no? Che è quella che viene di più promossa nei testi, nei manuali, anche da buona parte del marketing accademico anglosassone, per chi ha in qualche modo confidenza con questo tipo di studi. A me è sempre interessato, come dire, il modo in cui gli studi culturali inglesi hanno trattato o hanno affrontato quella che può essere chiamata l'irruzione della questione della razza e del razzismo nella storia della Gran Bretagna, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, con l'arrivo dei migranti dalle colonie. In particolare, mi sono molto interessato a due autori. Uno che è, diciamo, è quello più conosciuto, che è stato poi, come dire, un po' l'anima degli studi culturali, che è Stuart Hall. Però in particolare io mi sono avvicinato ai suoi studi sulla razza e sul razzismo, anche le altre cose, però la cosa che più mi interessava era il modo in cui lui, soprattutto fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, prima, diciamo così, della svolta, chiamiamola per comodità di parole, più postmoderna all'interno degli studi culturali, il modo in cui fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 proponeva di concettualizzare da un punto di vista diverso il rapporto dell'Inghilterra e dell'Europa con il proprio passato coloniale attraverso le dinamiche che stavano prendendo tutti i conflitti legati alle migrazioni nella Gran Bretagna di quel periodo. E l'altro autore che mi è interessato molto è anche Paul Gilroy. Non so se ne avete sentito parlare. In Italia abbiamo qualche cosa tradotta della sua opera. Uno dei testi l'ho tradotto io, L'Atlantico Nero, che è forse quello suo più importante, insieme a There Ain't No Black in the Union Jack. E anche qui sono testi, diciamo, qui a cavallo fra anni 80 e anni 90, però più che altro perché mi interessavano perché trattavano un po' questi argomenti. Ultima cosa prima di cominciare, può essere più o meno utile, però questo è un caso perché non avevo pensato di mettere la diapositiva, è il fatto che mi sembrava importante anche questa, diciamo, questa affermazione, questo enunciato di Du Bois, che è un altro autore appartenente però alla tradizione degli studi africano-americani, neri, radicali. In Italia di recente Sandro Mezzara ha tradotto una raccolta di saggi fra i più importanti di Du Bois, in cui Du Bois dice qualcosa che è molto importante, che però quando noi pensiamo a razza e a razzismo non tendiamo ad associare immediatamente, no? Il fatto che la scoperta di una propria whiteness o bianchezza, l'essere bianco fra i diversi popoli del mondo, è un fatto moderno. Non è una cosa che è sempre stata così. E questo è molto importante perché noi quando pensiamo a razza e razzismo pensiamo subito al colore, no? Pensiamo che razza e razzismo siano associati a bianco e nero. In realtà questo è così, ma dallo sviluppo della schiavitù in poi, non prima. L'idea di razza ha un passato, soprattutto nella conquista dell'America e poi nell'Irlanda, che è, diciamo, un aspetto meno conosciuto. Che non, diciamo, non attraversava, non seguiva la linea del colore, ecco, mettiamola così, seguiva più che altro la linea religiosa. Poi magari ci soffermeremo di più su questo aspetto, però
era importante per capire una cosa molto importante quando dobbiamo analizzare o studiare il razzismo come parte della conflittualità sociale, no? Il fatto che le dinamiche razziste non possono essere astratte dal proprio contesto specifico, perché è chiaro che il razzismo, da quando più o meno si è sviluppato nella modernità, soprattutto dalla conquista dell'America in poi, con l'inizio del colonialismo, ha sempre avuto una struttura profonda, no? Un qualcosa che non cambia, però è pure vero che ha avuto poi, come dire, è stato plasmato dalle diverse contingenze storiche e geografiche e anche dalle lotte antirazziste dei gruppi razzializzati, che hanno costretto in qualche modo al razzismo a ripensare i propri dispositivi di potere, in questo caso ai gruppi, diciamo così, dominanti. Quindi, per cominciare più nello specifico l'intervento che avevo preparato, dirò subito che l'ho diviso più o meno in tre parti. La prima parte riguarda un po' quello che io ho chiamato un po' in modo generico politicizzazione e spoliticizzazione del razzismo. Perché politicizzazione? Perché spoliticizzazione? Perché il mio punto di partenza è che nonostante oggi abbiamo una politicizzazione continua del razzismo, no? Del discorso razzista, basta non solo in Europa, ma possiamo vedere anche il fenomeno Trump e a tutto quello che ha riguardato, la mia idea è che nonostante c'è una politicizzazione continua del razzismo come dispositivo politico di potere, la teoria o la pratica teorica e politica antirazzista tende un po' a spoliticizzare il razzismo. Cioè, mentre il potere lo politicizza, la destra lo politicizza, un certo tipo di discorso lo politicizza, da una parte gli studi teorici che si occupano del razzismo tendono un po' a spoliticizzarlo, poi preciserò in che senso, e la pratica politica ancora di più. Tendono un po', come dire, a metterlo sempre alla fine di un certo numero di parole d'ordine. Poi mi spiegherò meglio su questa cosa. La seconda parte invece l'ho incentrata di più su quelli che io considero i limiti della teoria sociale europea, diciamo così, contemporanea, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, i limiti che ha avuto nello studiare, nel proporre discorsi, interpretazioni e analisi dello studio della razza e del razzismo, soprattutto nell'Europa continentale. Perché per quanto riguarda la realtà degli Stati Uniti, che toccheremo un po', diciamo così, in modo tangenziale, e l'Inghilterra, le cose vanno lì un po' diversamente. Però nell'Europa continentale c'è un po', come dire, secondo me, c'è sempre stato dagli anni 50, diciamo dalla sconfitta del nazifascismo, che poi era stato il momento, come dire, di massimo apogeo, no, della gerarchia razziale, da quel momento in poi c'è stata una sorta, non che prima non ce ne fosse, però prima si parlava meno forse del fenomeno. Dal momento in cui sociologia, antropologia o teoria critica in generale, laddove nei momenti in cui o negli autori in cui si ne è occupato di questi argomenti, hanno mostrato una serie di limiti che io voglio mettere un po', come dire, dal mio punto di vista in luce, per far vedere, per cominciare a concettualizzare un modo diverso, che secondo me è più efficace, di affrontare l'analisi, lo studio e la questione della razza e del razzismo. Già la parola razza nell'Europa continentale crea un po' di problemi. Non è una parola che noi troviamo spesso negli studi, se volete, di sociologia del razzismo, di antropologia. Io sono un antropologo di formazione, ma in conflitto con la mia identità disciplinare, quindi non ci tengo a ribadirlo, però anche nell'antropologia, soprattutto europea, c'è una sorta di reticenza a usare o a parlare della razza come qualcosa di irreale, come qualcosa che ha effetti sulla realtà. Poi preciserò un po' di più questo aspetto. E l'ultima parte, invece, volevo concentrarmi un po' sul modo in cui Stuart Hall, che come ho detto prima è una delle principali voci, no? È stato uno dei principali animatori degli studi culturali finché è morto 2 anni fa,
Volevo illustrare in particolare un testo che a me sembra molto importante per cominciare a ragionare da un punto di vista diverso, su che cosa è il razzismo, che cosa è la razza, che ruolo hanno avuto nello sviluppo della modernità europea e in che modo continuano a influenzare poi tutto quello che riguarda le migrazioni, ma non solo. Il saggio è stato scritto negli anni Ottanta, si chiama Razza, Articolazione e Società Strutturate a Dominante. Già il titolo richiama molto l'Althusser, perché in effetti Hall in quel periodo era molto influenzato dall'althusserismo, anche se da un punto di vista, come dire, interno ed esterno, nel senso che era molto, come dire, in sintonia con un certo tipo di decostruzione storicistica che portava avanti l'althusserismo, però al tempo stesso vedeva un po' i limiti, ancora una volta, storicistici, eurocentrici dello stesso althusserismo e ha cercato in qualche modo di risolverli. Il testo è stato pubblicato nel 1980 in una raccolta di saggi, in un testo che aveva, diciamo così, faceva parte della famosa pedagogia antirazzista dell'UNESCO. È stato tradotto in italiano di recente in una raccolta di saggi di Stuart Hall che io ho curato, che si chiama Cultura, Razza e Potere, e che è stata pubblicata da Ombre Corte. E molte delle cose che dirò, diciamo, nella terza parte sono un po' rinchiuse nell'introduzione che ho fatto al testo. Dunque, cominciamo un po' da quello che avevo detto come prima parte, no? Politicizzazione e spoliticizzazione del razzismo. Partiamo un po' dal contesto attuale e abbiamo detto che il contesto è sempre un presupposto, diciamo così, generale, in questo caso di quello che Stuart Hall chiama, di una teoria complessa del razzismo e delle società razzialmente strutturate. Dobbiamo pensare che anche la nostra è una società razzialmente strutturata, anche lo spazio sociale urbano. Lo spazio sociale, culturale, europeo di oggi, dobbiamo considerarlo come razzialmente strutturato, anche se è una parola che, ripeto, fa un po', come dire, di violenza al lessico delle scienze sociali europee. Non è comune, sentire questa parola, razzializzazione, che rimanda subito al nazismo, rimanda magari al Sudafrica dell'apartheid, o rimanda alla schiavitù, insomma, non rimanda alla contemporaneità. Dunque, cerchiamo di partire dal contesto attuale, perché è da questo contesto, da cui io faccio partire buona parte delle cose che dirò. È un contesto che, come tutti noi sappiamo, è caratterizzato, da, una fase, diciamo così, economica, che è caratterizzata dalla stagnazione e dalla crisi economica, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. E qui possiamo anche tenere in mente molte delle cose che hanno caratterizzato il fenomeno Trump, non per niente di particolare, ma diciamo come ragionamento su quei discorsi. E qual è la specificità? Che in questo momento, che è caratterizzato dalla stagnazione e dalla crisi economica, l'interpellazione razzista, prendiamo questo termine d'Althusser, mostra in modo molto efficace l'appeal politico, che non è solo politico. In un momento come questo possiamo dire che il discorso, la violenza fisica e anche non fisica, le interpellazioni razziste si stanno mostrando come risposte politiche sempre più potenti e seducenti per affrontare e governare la crisi. Questo è un termine molto importante, governare la crisi, che rimanda anche a un famoso testo degli studi culturali degli anni 70, più precisamente del 78, che si chiamava appunto Policing the Crisis, Policing the Crisis, governare la crisi, e affrontava una contingenza, diciamo che molto simile a quella nostra. Era nel 78 il nazionalismo culturale inglese. Diventava sempre più razzista, sempre più anti-immigrato e tendeva più che altro ad associare la migrazione con molte delle cose a cui sono tuttora associate, no? Con la delinquenza, la sicurezza, ed è da questo fermento che nasce il thatcherismo come una proposta di giro di vita repressivo, no? Sulla società, soprattutto sull'immigrazione. Quindi un testo che in qualche modo ha una sua attualità nel panorama. Diciamo che è un momento in cui il discorso, la violenza, le interpellazioni razziste
si mostrano, diciamo così, come parte di quello che possiamo chiamare anche la sutura sovranista di fronte alla crisi dell'ordine neoliberale, no? Ormai è un po' consacrata questa idea che il neoliberalismo, così come l'abbiamo conosciuto nel suo aspetto, diciamo, più globalizzante o più, come dire, più, non so come chiamarlo, è un po' entrato in crisi, anche se non sappiamo poi come verso che cosa si andrà. Pensiamo un po', no, a che cosa mi riferisco con discorso, violenza, interpellazioni razziste. Innanzitutto a una sorta di razzismo popolare sempre più aggressivo in Europa, da una parte. Dall'altra parte, diciamo, questo stesso razzismo popolare, sempre più aggressivo, che trova sempre più, dà sempre più consenso a coalizioni e partiti apertamente xenofobi, no? Che si cominciano a manifestare un po' dappertutto con più o meno la stessa forza. Pensate al Fronte Nazionale di Marine Le Pen, a Fidesz di Orban in Ungheria, al Partito del Popolo in Danimarca, quello che è stato UKIP prima del Brexit, poi bueno, in Italia. E il fenomeno è più conosciuto, quindi non mi soffermo, oppure all'Alleanza per la Germania, no? Questo partito anche tedesco che insiste molto su questi temi. Dunque, in questo senso, questo tipo, diciamo così, di interpellazione razzista può essere considerata come l'espressione chiave della fine che. Di ciò che in un recente articolo Nancy Fraser, una femminista abbastanza famosa, ha chiamato la fine del neoliberalismo progressista. È un saggio che è un po' circolato in rete, non è che sia granché, però toccava alcune cose, che sembravano un po' venire, come dire, non di al pettine per questo tipo di argomento. Ora, dal mio punto di vista, sarebbe tuttavia sbagliato considerare il razzismo come un dispositivo all'opera solo nei momenti di crisi, o all'interno di quello che si sta prospettando, no? Che sarebbe una sorta di neoliberalismo regressivo, se possiamo chiamarlo. Soprattutto perché il razzismo come dispositivo, o meglio, il razzismo è un dispositivo costitutivo anche del governo, dell'Unione Europea delle migrazioni. Non è qualcosa che, diciamo così, è alieno. Non è qualcosa che viene solo fuori adesso, non è qualcosa che viene solo fuori con la crisi degli immigrati e non è qualcosa che viene fuori solo con, come dire, con i partiti che più, o i movimenti che più portano nello spazio pubblico un discorso di tipo xenofobo o razzista. Mi riferisco in più, diciamo io, non mi soffermerò su questo, ma anticipo per esempio il fatto che il dispositivo di governo delle migrazioni in Europa può essere considerato un dispositivo concentrazionario umanitario, no? Che ha un po' le due varianti, come dire. Da una parte presenta un discorso umanitario di apertura, che poi in realtà non lo è, però presenta, come dire, un discorso che non è solo discorso, che è fatto di tante politiche, che è fatto anche di politiche, diciamo, sull'immigrazione, che si presenta di apertura, però. C'è anche un discorso repressivo e di chiusura delle migrazioni, no? Pensate a tutte le ultime misure che sono state disposte anche in Libia, di guerra, diciamo così, ai cosiddetti barconi, fra virgolette, l'intervento militare, il Migration Compact, cose di questo genere, ma soprattutto alla proliferazione di CIE, CPR come li ha chiamato adesso, come li vuole chiamare o vuole fare. Minniti, Aicara, ICAS, IHUP, l'Hotspot, come parte della stessa gestione umanitaria. Quindi possiamo dire che l'Europa, come dire, presenta una sorta di complesso umanitario penitenziario, possiamo chiamare, che si presenta come una variante di ciò che autori come Angela Davis o Mike Davis, in un contesto più in rapporto alla società americana, hanno chiamato complesso industriale penitenziario americano, no? Si presenta un po' come una variante di questo tipo di gestione delle migrazioni. Di gestione delle migrazioni, un complesso che si presenta un po' come il rovescio, no? O come qualcosa di costitutivo del neoliberalismo stesso, nel senso che questo complesso, diciamo così, concentrazionario è la risposta di classe, di razza del capitalismo neoliberale globale
ai meccanismi di esclusione sociale generati dalla sua stessa logica di accumulazione. Non è qualcosa di esterno, è sempre qualcosa di interno, mentre invece in buona parte del discorso mainstream, e non solo mainstream inteso come politica, anche in buona parte, come vedremo poi, della critica più radicale del neoliberalismo, tende un po' a lasciare questo aspetto, come dire, questo aspetto concentrazionario, repressivo, come lo ha chiamato di recente un autore del Camerun abbastanza interno, diciamo così, agli studi postcoloniali, che si chiama Chilmé Mbé, di cui Ombre Corte ha tradotto di recente un saggio che si chiama Necropolitica, non la politica della morte, come qualcosa di costitutivo del neoliberalismo stesso, e non solo la biopolitica, come di solito viene in qualche modo definito. Poi su questo cercherò di essere un po' più preciso. Dunque, è questa un po' la situazione paradossale, no? Da una parte la crisi ha innescato una politicizzazione sempre più esasperata del razzismo, ma dal mio punto di vista le pratiche politiche e teoriche antirazziste sembrano attraversare, almeno in Europa, un impasse dal mio punto di vista anche grave, nel senso che al di là delle importanti e ricorrenti manifestazioni di resistenza che ci sono, no? Che ci sono state per esempio nelle diverse banlieue d'Europa, Parigi, Londra, Stoccolma, una cosa molto importante quando si parla di razzismo si parla sempre di migrazioni, e questo ha anche un suo limite, perché in Europa noi abbiamo ormai una buona parte della popolazione europea di origine coloniale che subisce il razzismo tutto il tempo, ma di cui si parla molto meno, sembra un po' assente da tutto il panorama. E invece una quella delle più attive nel contestare questo tipo di dispositivo, basta pensare a quanto è successo in Francia nei giorni scorsi, oppure per esempio alle lotte dei migranti per tornare ai migranti nelle campagne o nella logistica, o agli stessi atti di resistenza negli hotspots, dove per esempio molti migranti si rifiutano di farsi prendere le impronte e altre cose rispetto al processo di identificazione, o anche le famose cosiddette fra virgolette giungle di Calais e di Ventimiglia. Dunque, dove sta l'impasse dell'antirazzismo europeo, secondo me? Nel fatto che continua a presentarsi più sotto una veste etica che non politica. Cioè più etica che non politiche. Le lotte antirazziste, ma anche le pratiche, diciamo così, teoriche che cercano di affrontare il discorso sul razzismo e l'antirazzismo, appaiono incentrate più su un principio di solidarietà con i gruppi e i soggetti razzializzati che non su più saldi presupposti teorico-epistemologici. Non hanno una teoria, in realtà, sul ruolo della razza e del razzismo nella costituzione del presente. Sembra sempre che il razzismo sia una cosa a parte, poi entrerò più nello specifico di questo aspetto. Dunque, questa è un po' una mancanza paradossale, no? Perché mentre il razzismo si mostra sempre di più come un dispositivo al centro dei processi di gerarchizzazione costitutivi del neoliberalismo, gerarchizzazione della cittadinanza, l'antirazzismo finisce sempre per apparire come un elemento, come diceva Fanon, accessorio, come un qualcosa di secondario o esterno a un'agenda politica che si va configurando su altri argomenti e lotte specifiche. Non pensate a tutto l'armamentario che di solito viene dispiegato in questo caso, lotte contro l'austerità, la precarietà, il debito, i confini, la finanza, la mercificazione dei beni comuni, lo sfruttamento del lavoro migrante e così via. E invece l'antirazzismo viene sempre confinato in una sorta di quello che io ho chiamato il sottosuolo della lotta politica o anche della pratica teorica. Cioè in uno spazio del tutto marginale, quando in realtà dovrebbe occupare uno spazio centrale, anche perché è stato fondamentale per il processo stesso di costituzione degli Stati-nazioni europei, non è qualcosa di, diciamo così, di secondario. L'antirazzismo invece viene considerato in uno spazio marginale destinato ad acquisire una qualche temporanea centralità solo di fronte al ciclico riesplodere di episodi o di discorsi esplicitamente di recrudescenza razzista, no? Come adesso con Trump, il Brexit e cose di questo genere. Eppure, diciamo, per cominciare a finire questa parte un po' generale dove inquadrare il fenomeno, non solo i migranti nei confini o negli spazi di eccezione, no? Come di solito si parla sempre dei migranti nelle diverse frontiere, no? All'interno anche dei centri, dei cosiddetti centri di accoglienza o anche a questo tipo di struttura, ma buona parte delle popolazioni europee, migranti, post-migranti, seconde generazioni, rifugiati, sud-europei,
vivono materialmente il razzismo come un dispositivo quotidiano e primario della loro subordinazione o esclusione. Qui mi tornava in mente una definizione, un ragionamento molto interessante che fa Paul Gilroy in The Ain't No Black in the Union Jack, questo testo del 1987, in cui dice: i soggetti razzializzati non vivono il razzismo in modo generale o astratto, come una cosa secondaria, ma sentono su di sé gli effetti materiali delle sue particolari espressioni, come la mancanza di accesso o l'accesso differenziale ai diversi diritti, no? Come la casa, il welfare, quello che rimane, il lavoro semischiavistico, l'ipersfruttamento, la disoccupazione, la violenza di Stato, anche per esempio la giustizia, no? Pensate per esempio al caso di Manuel Nandi, il caso di Fermo, no? Dove il migrante che è stato ucciso, l'assassino ha patteggiato, gli hanno dato solo 4 anni di galera, tanto per dire in che modo poi quando una società è inquinata da questo fenomeno, è inquinata in tutte le sue sfere. La violenza delle forze dell'ordine o per esempio il fenomeno dell'incarcerazione di massa come una espressione che viene fuori dai Black Studies negli Stati Uniti per, diciamo così, per definire il modo in cui durante gli ultimi anni del neoliberalismo è stata gestita l'esclusione dei neri, oppure le deportazioni o le aggressioni fisiche o anche di indifferenza razzista. Pensate per esempio alla morte a Venezia di Pathé Sabali, il migrante gabonese che si è buttato nel canale grande. Ora, tutte queste, come dice Gilroy, sono manifestazioni concrete di sfruttamento e oppressione, non sono qualcosa di astratto. Dunque, diciamolo in modo più sintetico, per una parte consistente degli europei è chiaro che in Europa quello che Foucault chiamava la produzione della popolazione è storicamente dipesa anche dalle diverse articolazioni di un dispositivo razzializzante di governo, e lo è tuttora. Per citare ancora Gilroy, siamo ancora in un momento in cui il divenire sempre più esplicito e pubblico della soluzione razzista della crisi ci costringe a riconoscere come la razza e il razzismo siano elementi determinanti della vita sociale, cioè ad affrontare e superare le questioni della razza e del razzismo. È chiaro che l'Europa, con la famosa crisi greca, ma anche con la cosiddetta crisi dei rifugiati, ha mostrato in modo chiaro la natura del progetto stesso dell'Unione Europea fin dalla sua nascita. Non è un caso, non è il frutto, come per esempio sostiene Balibar, di una sorta di regressione, invece qualcosa di strutturale e di più interno. La domanda che bisognerebbe farsi è, bisognerebbe chiedersi in che cosa consisteva il progetto politico dell'Unione Europea sin dalla sua nascita per i migranti, per i post-migranti e per quelli che oggi possiamo chiamare cittadini postcoloniali. Ora, di fronte a tutto questo, che tipo di razzismo abbiamo? Che luogo occupa l'antirazzismo nella produzione della conoscenza? Si parla di razzismo, di schiavitù, del rapporto con il colonialismo? Si parla di tutto questo? Da quale luogo si parla? Che luogo occupa sia a livello quantitativo che qualitativo nella pratica teorica, nella lotta politica in Italia e in Europa? Ora, come dicevo prima, il luogo dell'antirazzismo è sempre un luogo accessorio, non secondario, come lo definiva Fanon. E qui cominciamo a entrare nei limiti delle interpretazioni di razza e razzismo, un po' delle teorie sociali mainstream, anche quelli più radicali e anche quelle marxiste in modo parte, no? Questo luogo accessorio, il fatto di lasciare l'antirazzismo per l'ultimo, come dico, il problema del razzismo per l'ultimo della lunga coda delle oppressioni, oppure per dire qualcosa quando non c'è più niente da dire, secondo me è indotto da alcuni deficit tradizionali nella storia del pensiero europeo, nel suo modo di porsi e concepire l'analisi del razzismo. Per prima cosa, molto spesso, buona parte degli autori, ripeto, anche all'interno delle tradizioni più radicali, tendono a trattare il razzismo come un fenomeno irrazionale, residuale o anacronistico rispetto ad eventuali logiche di comando più autenticamente moderne o avanzate della fase di sviluppo capitalistico in cui ci si trova, no? Insomma, spesso il razzismo viene considerato come qualcosa di estraneo a una logica avanzata di sfruttamento.
non viene considerato come una cosa realmente strutturale al dominio capitalistico, e poi entrerò un po' più nei particolari su questo. Di solito, o anzi, facciamolo adesso, va, viene considerato, come dire, come un fenomeno più politico che non economico. Mettiamolo così, consentitemi un po' questa espressione di comodità, è chiaro che economia politica stanno insieme. Però il razzismo viene spesso considerato come un prodotto dell'ingerenza politica, come un prodotto di un certo tipo di ingerenza politica interessata a qualche cosa, come una manipolazione, viene visto come qualcosa di esterno poi, che non appartiene alla sfera economica di per sé, viene visto come un inganno, come una mistificazione. Pensate per esempio alla storia del marxismo, se vogliamo, no? Partiamo anche da Marx o anche dal marxismo classico. Soprattutto mi riferisco al Marx, diciamo, meno al primo Marx, ecco, quello più del manifesto del Partito Comunista e altri scritti del Marx, come diceva Althusser, più umanistico. Nel marxismo, colonialismo, imperialismo, razzismo vengono visti come deviazioni, qui sintetizzo però un po' così, deviazioni da un normale corso dello sviluppo capitalistico. Vengono visti un po' come deviazioni, vengono visti come ingerenze. E ripeto, questo è un approccio che dura anche in teorici che oggi sono molto quotati, ne parlavamo prima con Didier, poi dirò quali. Però partiamo un po' dal primo approccio marxista alla questione coloniale, che fu segnato da questa specie di storicismo ed eurocentrismo, no? Che non dava l'importanza che meritava al colonialismo, all'imperialismo e al razzismo. Sto pensando per esempio agli scritti di Engels di fine 800, di Kautsky e di Bebel, che sono stati i primi in affrontare, diciamo così, la questione coloniale, soprattutto a partire, Engels riprendeva un po' alcuni scritti. Il modo in cui Marx aveva trattato il colonialismo per affrontare la svolta coloniale all'interno della Repubblica di Bismarck, no? Engels dunque cercava di sviluppare questi scritti di Marx sul colonialismo per applicarli al momento storico in cui la Germania si lancia nella corsa alle colonie, un po' come tutte le altre nazioni europee. Detto di passaggio, è strano e sintomatico che però fino a quel momento quello che era stato il colonialismo non occupa un luogo di riflessione. Marx ne parla qualche volta nel Capitale, anche diciamo nel capitolo sull'accumulazione originaria, ne parla qua e là. Ma lasciamo stare Marx, ma diciamo nei primi marxisti ad affrontare la questione, il colonialismo viene identificato solo con l'imperialismo di fine secolo. E questo già di per sé è un limite, perché il colonialismo era iniziato con la conquista dell'America. È stato fondamentale nella nascita del capitalismo, come lo stesso Marx poi aveva lasciato credere. E non solo quello, senza la conquista dell'America e senza il colonialismo non sarebbe potuto nascere il capitalismo, anche questo va detto. Però su questo non voglio entrare. La cosa che mi interessava era mantenere come dire, quel filo conduttore. Il fatto che per Engels, per Kautsky e per Bebel, ma soprattutto per Engels, il colonialismo e l'imperialismo obbediscono alla scelta politica della borghesia tedesca ed europea fra altre scelte possibili. Cioè non veniva vista un po' come un'esigenza, come dirà Lenin più avanti, no? Veniva visto semplicemente come dire, come una scelta che faceva la borghesia tedesca di quel periodo e che era, diciamo così, qualcosa di esterno. Alla logica dello stesso sviluppo capitalistico, come una sorta di deviazione dal corso normale dello sviluppo dei rapporti capitalistici. Engels lo pone proprio in questi termini. Lui sostiene, ma anche Kautsky poi, che l'espansione coloniale era un metodo per evitare la rivoluzione in Occidente e per, diciamo così, per attenuare il radicalizzarsi della questione sociale in Europa. Era come una stratagemma, no? Qualcosa di artificiale. Engels dice anche che l'accento di Bismarck sulle colonie era un mero artificio elettorale, ancora una volta, come dire, era un inganno, una mistificazione. È qualcosa che si protrarrà, come dire, negli studi marxisti e non solo, anche materialisti. Bisogna dire che anche la teoria dello sviluppo disuguale e combinato
promossa per esempio da Trotsky un po' più avanti negli anni 20, mostrava gli stessi limiti. Limiti di tipo, diciamo così, storicistici, no? In cui l'Inghilterra veniva posta come lo specchio del mondo. L'Inghilterra del momento veniva posta un po' come lo specchio di ciò che tutte le nazioni del mondo sarebbero stati se come dire, come stava accadendo, il processo di espansione capitalistica andava avanti. Quindi qui c'è una concezione storicistica e teleologica dello sviluppo capitalistico. L'espansione del capitalismo viene vista come espansione del lavoro salariato nella sua forma idealtipica, no? Cioè il lavoro astratto, è come se il destino del mondo sarebbe stato il lavoro astratto per tutti. Lo stesso Marx ogni tanto cade, no? O meglio, è molto plasmato da questa concezione, diciamo così, teleologica dello sviluppo capitalistico. Per esempio, di recente mi è capitato di rileggere gli scritti sulla guerra civile americana di Marx, che sono contemporanei proprio allo svolgimento dei fatti, ma al di là di quelli sul colonialismo, in cui viene fuori un po' la stessa cosa, no? Marx era sicuro che, diciamo così, le forme, diciamo, come dire, non idealtipiche di conformazione del mercato capitalistico sarebbero state un po' spazzate via dallo sviluppo stesso. Ed è lo stesso schema in cui ragionano Engels e Kautsky. Marx un po' lo ha rivisto verso la fine, diciamo, dei suoi anni e dei suoi scritti, soprattutto sui paesi non europei. Questa è una concezione che comincerà a cambiare solo con Lenin. Lenin farà una lettura, diciamo, in cui proporrà, come dire, l'imperialismo come una logica stessa del capitalismo, con mille, diciamo così, se vogliamo, anche limiti, però limiti dettati un po' dal momento storico. Però segna un po' una piccola svolta dentro del marxismo in questo senso. Tornando ad oggi, questa concezione che vede il razzismo come residuale o irrazionale c'è ancora, è molto radicata anche in buona parte di, come dire, di autori e teorici marxisti che vengono molto citati, per esempio, negli studi sociali. Pensate a David Harvey, per esempio, Giovanni Arrighi, Wallerstein, e se voi andate a vedere il modo in cui trattano questi argomenti, ancora oggi c'è ancora questo limite della concezione del razzismo. Poi lo dirò in modo un po' più, come dire, specifico. Però Harvey, per esempio, nell'Enigma del Capitale, lui sostiene che, diciamo così, il capitalismo non ha bisogno né di sessismo né di razzismo. Sessismo e razzismo è in qualche modo, come dire, è il prodotto di un'ingerenza di tipo culturale nello sviluppo stesso della logica della merce. Ma non solo in quel saggio, per esempio anche il nuovo imperialismo, tradotto in italiano con la pace perpetua, io ho scritto un piccolo saggio su tutti i limiti del suo concetto di accumulazione per spossessamento, che è un, come dire, è un concetto importante, però anche lì lui tende a vedere l'accumulazione per spossessamento come una sorta di deviazione della logica capitalistica pura, lo tende a vedere come una sorta di ingerenza politica, come un ritorno, da qui il vero il titolo del testo, il nuovo imperialismo, come l'imperialismo dell'Ottocento in qualche modo aveva allontanato le nazioni capitalistiche centrali dallo sviluppo, diciamo, verso cui stava portando il capitalismo stesso. Ora, se torniamo ad oggi, questa concezione che vede il razzismo come residuale o irrazionale è problematica. Perché soprattutto? Perché appare del tutto interna allo stesso ordine del discorso neoliberale. Anche il neoliberalismo tende un po' a concepire, diciamo così, è restio a considerare il razzismo come un fenomeno strutturale, pubblico, materiale e collettivo. Non è un pregiudizio, non è un qualcosa di individuale, è qualcosa di strutturale, qualcosa che, diciamo così, plasma e permea, permea o permea? Per me. È lo spagnolo oltre mi tradisce, che è la mia madrelingua, tutte le strutture, diciamo così, della società. Possiamo dire, come diceva Stuart Hall, anche se non usa questo termine, io lo prendo da Polanyi, il razzismo è socialmente imbricato, sta dentro le cose, non sta fuori, come di solito si tende a vedere. Ora, però, la cosa che a me stupisce molto
È chiaro che poi la ragion pura neoliberale, come l'ho chiamata io, si autorrappresenta come una tecnologia di governo improntata alla mobilitazione manageriale, concorrenziale e meritocratica della soggettività. E così viene in qualche modo sempre analizzata e a questo si fa sempre riferimento. Però paradossalmente molte delle critiche radicali a quella razionalità neoliberale non considerano il razzismo come uno dei dispositivi centrali di gerarchizzazione della cittadinanza e se volete di democratizzazione del razzismo come lo ha chiamato Wendy Brown. Mi riferisco alla stessa Wendy Brown che nei suoi libri, nei suoi testi, non parla proprio di queste cose. Lei attribuisce, per lei il problema è la sovranità. Tutto il problema dipende da una sovranità che poi in qualche modo sarebbe quasi indistinta, no? Subiamo tutti allo stesso modo, mentre invece non è così. Pensiamo ai lavori di Dardo e Laval, di cui si parla molto, no? La critica di quello che loro hanno chiamato la nuova ragione del mondo, ma anche al recente Guerra alla democrazia, niente sul razzismo. Pensiamo a David Harvey, anche la sua breve storia del neoliberalismo è piena di questo tipo di sottovalutazioni, ma pensiamo anche a quello che è stato un po' il padre, no? Delle analisi più, come dire, che oggi più, a cui oggi si fa più riferimento nell'analisi del neoliberalismo, a Foucault stesso. Foucault nei suoi quaderni di biopolitica, il razzismo è qualcosa che non lo attraversa minimamente, nonostante si fosse occupato in difendere la società, però è qualcosa che lui in qualche modo ha accantonato, non lo vede come un qualcosa, diciamo così, di intrinseco e costitutivo del neoliberalismo stesso. E questo secondo me è perché all'interno chiamiamola così, la teoria radicale bianca, o il marxismo bianco, se vogliamo chiamarlo in questo modo, tende un po' a sottovalutare tutto quello che è colonialismo, razzismo, imperialismo. È sempre un qualche cosa di secondario, qualcosa di non centrale, non riguarda proprio il modo in cui si stanno svolgendo le cose, non riguardano soprattutto le punte o le lotte più avanzate, anche questo va detto, non riguarda proprio il cuore del problema, viene visto sempre come qualcosa che non sta nel centro stesso. Pensate anche, o meglio, prima parlavo di Achille Mbembe, con questo suo libro Necropolitica, è un testo molto interessante anche perché in necropolitica lui un po' cerca di correggere questa associazione, diciamo così, fra neoliberalismo e biopolitica. Lui in qualche modo qui ci dice che la biopolitica ha sempre avuto come un suo rovescio costitutivo due cose che avanzano allo stesso modo, la necropolitica, cioè da una parte la politica della vita, dall'altra la politica della morte. Una parte della società, per una parte della società i dispositivi di controllo riguardano la biopolitica, che sarebbero gli inclusi, il che non vuol dire non sfruttamento, però riguardano tutto il modo in cui Foucault poi descrive il modo in cui funziona il neoliberalismo. Però c'è una parte della società che viene esclusa dalla sfera biopolitica, è tutta quella parte che va a sfinire nella sfera, diciamo così, necropolitica, di esclusione e di morte, dove la morte non è solo fisica, non è solo la deportazione, non è solo, come dire, il genocidio. E anche la morte sociale indotta dallo stare, diciamo così, in una condizione di marginalità, di esclusione. La cosa interessante di Membe è che tira fuori un ragionamento, che aveva fatto Foucault in difendere la società, di cui poi molti si sono scordati. Il fatto che quello che diceva Foucault allora, anche se Foucault ne parlava più in riferimento al razzismo dell'epoca nazista, quello che dice Membe è che la produttività biopolitica di una parte della società, cioè degli inclusi, dipende dall'esclusione e la morte, dalla sfera necropolitica dall'altra. Sono due cose che vanno insieme, non sono due cose separate. Ora, da che cosa nasce questa necropolitica? Non ho il tempo per approfondire di più il testo di Membe perché non è un testo chiarissimo, è un po' confuso in alcuni tratti. Però lui per esempio dice che la necropolitica è il prodotto dell'intreccio della sovranità moderna occidentale con il colonialismo. Negli spazi coloniali la sovranità moderna non ha assunto il carattere, diciamo così,
biopolitico, ma ha assunto un carattere necropolitico, dice lui, in cui una parte della popolazione mondiale non trovava spazio per l'emancipazione stessa, per cui lo poneva la modernità, ma proprio nella morte e l'esclusione. L'altro aspetto interessante del ragionamento di Membe è che consente, se noi consideriamo biopolitica e necropolitica come due sfere interdipendenti e, come dire, e combinate nella logica stessa di dominio, ci consente di, diciamo così, di concepire una diversa gerarchia interna dei soggetti, no? E dicevo, cerca, come dire, apre un po' una concezione che io potrei definire multiscalare dell'umanità, che è questo che porta avanti il razzismo, no? Siamo tutti umani, ma non allo stesso modo. La sovranità tratta tutti, ma non allo stesso modo. Si esprime, come dire, non per tutti allo stesso modo. Ora è chiaro che un antirazzismo che voglia essere teoricamente e politicamente efficace non può operare dentro le stesse regole di ciò che è stato chiamato l'ordine del discorso, l'ordine discorsivo, diciamo neoliberale, se volete anche post-razziale, se guardiamo all'epoca di Obama negli Stati Uniti. Un antirazzismo derazzializzato che non tende come dire, a prendersi sul serio il discorso, gli effetti del concetto di razza sulla realtà sociale, finisce dal mio punto di vista per tradire un inconscio liberale, bianco, eurocentrico e coloniale, e finisce anche per fraintendere i termini stessi di qualunque tipo di ricomposizione politica oggi, a cui si possa pensare. Come dicevo prima, c'è una certa reticenza della sinistra, diciamo così, io dico bianca, ma non lo dico in senso essenzialista. Perché potrebbe essere anche sviluppata, come dire, da un nero, non da un asiatico, non è questo il problema. Però, perché uso questo termine marxismo bianco e marxismo nero? C'è un famoso libro di Cedric Robinson del 1983 che si chiama Black Marxism, marxismo nero, in cui lui un po', come dire, mette un po' a fuoco tutti i limiti di quello che per opposizione chiama marxismo bianco. Nell'interpretazione del rapporto fra colonialismo, razzismo e imperialismo con il capitalismo. C'è una certa reticenza, per esempio, da parte diciamo, della teoria sociale progressista a mobilitare razza e razzismo come elementi di ricomposizione politica, perché, diciamo così, c'è un temore che possano alimentare, la frammentazione ancora o che intacchino un discorso realmente universalista. Ma se noi andiamo a vedere i diversi esempi storici ci mostrano proprio il contrario, le lotte anticoloniali, le lotte indigene, le lotte rivoluzionarie in America Latina, il movimento del Black Power, le lotte antischiaviste, lo stesso movimento di Black Lives Matter, diciamo che hanno portato avanti l'assunzione delle fratture interne provocate dal discorso della razza come un elemento centrale dell'eterogeneità del lavoro. Ma diciamo così, all'interno di questi movimenti ha spesso funzionato come un veicolo di ricomposizione, di trascendimento di quella stessa frammentazione e di gerarchizzazione. Sono cose che per esempio dicono Fanon, dicono C.L.R. James nei Giacobini Neri. James è più oscillante su queste cose, però sta anche dentro questa linea, lo stesso Du Bois di cui parlavamo prima. Per tornare a Gilroy, lui dice una cosa molto interessante di cui di solito non si tiene in considerazione, che l'idea stessa di un'umanità realmente universale è impensabile senza una seria presa in considerazione delle lotte storiche antirazziste, antischiaviste e antiimperialiste delle cosiddette nazioni oscure, come le chiama lui, no? Delle Darker Nations. L'idea stessa di un diritto universale senza tutto questo tipo di rivendicazione che partiva proprio dalla singolarità del vissuto razziale sarebbe in qualche modo impensabile. Ora, cerchiamo di entrare in quelli che prima ho chiamato i limiti della teoria sociale europea, contemporanea nello studio della razza e del razzismo. Un po' ci siamo soffermati in modo molto generico su come una parte del marxismo poneva la questione, però questo può essere allargato anche a buona parte della teoria, diciamo così, sociale mainstream e progressista, anche se non necessariamente marxista.
Possiamo dire che in queste più o meno queste tre discipline che se ne sono occupati, chiamiamole discipline tanto per darle un nome, la sociologia, l'antropologia, o anche se volete quegli spazi della teoria critica dominante che hanno affrontato questo argomento, dal mio punto di vista, rispetto a razza e razzismo, sono prevalsi tre atteggiamenti. Il primo è stato quello di una resistenza, diciamo così, dopo la sconfitta del nazifascismo, finita la Seconda Guerra Mondiale, ad affrontare in qualche modo, o meglio, ad affrontare seriamente un qualche discorso sulla nozione di razza. La nozione di razza viene un po' messa da parte, finito il nazismo, non esiste più. Veniva vista un po', soprattutto nei primi anni 50 in Europa, come qualcosa di appartenente al passato. Il razzismo veniva visto come un rigurgito legato al passato e soprattutto come qualcosa di individuale, legato all'ignoranza, ai pregiudizi. Pensate per esempio al programma antirazzista dell'UNESCO, varato alla fine della Seconda Guerra Mondiale sulla traccia della dichiarazione del 47, che, diciamo così, vedeva il farmaco del razzismo nella cosiddetta educazione antirazzista o la pedagogia antirazzista. E questa è una cosa molto sintomatica, perché se voi guardate bene i dibattiti all'interno della teoria sociale europea, fino agli anni 70 non se ne parla di razzismo, non c'è nessun testo serio che compaia sull'argomento, nonostante la razzializzazione delle migrazioni in Europa fosse, già dai primi anni 50 fosse stata molto problematica in Francia, in Inghilterra, negli altri paesi del nord Europa e poi man mano anche nel resto dei paesi. Non se ne parla proprio, e a porre la questione della razza e del razzismo sono state le lotte dei migranti provenienti dalle colonie prima in Inghilterra, poi in Francia. Per esempio, se un piccolo esempio, oggi come oggi si tende più, se guardate per esempio alcuni testi che affrontano l'argomento, si preferisce parlare di razzizzazione che non di razzializzazione. Soprattutto in Italia e in Francia, perché questo? Perché se uno parla di razzizzazione sembra che affronta il discorso come se quello di cui bisogna occuparsi sono gli effetti del razzismo nel tessuto sociale, no? E non della razza, perché come dicevo prima, nella teoria mainstream non si crede alla razza, se la si tende un po' a concepire come qualcosa di falso. Quindi la parola stessa razzizzazione, per esempio uno che lo usa molto in Italia è Alberto Burgio, nei suoi testi che ha scritto sull'invenzione del razzismo, che sono fra le poche cose con un tentativo di sistematicità sulla riflessione, con diciamo tutti questi limiti che stiamo un po' vedendo in questo tipo di impostazione, però viene visto, induce a pensare più ai danni generati dal razzismo che non dal discorso della razza. E qui entriamo nel secondo degli atteggiamenti che è sempre prevalso. Quando è stato affrontato il discorso sulla razza è prevalsa l'idea della razza come costruzione ideologico-culturale, come ne parlava già Du Bois all'inizio del Novecento, no? Che cosa è? Le razze non esistono, sono una costruzione culturale, sono una costruzione ideologica culturale. Ed è chiaro che lo sono, se volete possiamo anche, come dire, aggiungere che sono una costruzione ideologica culturale nate all'interno dell'Occidente, all'interno delle popolazioni bianche, per dominare altri gruppi. Ora, il problema è che spesso questo tipo di orientamento che possiamo chiamare costruttivista al razzismo finisce pericolosamente per significare qualcosa del tipo razza e razzismo sono bugie, mistificazioni, falsità e manipolazioni. E quindi vengono un po' relegati nell'ambito, diciamo così, del discorso delle rappresentazioni dell'ideologia. Quando dico discorso non lo intendo nel senso in cui lo intendeva Foucault, pur distanziandomi da lui su certe cose, perché per Foucault i discorsi avevano un effetto materiale. Ma in questo caso, quando viene analizzato il razzismo, non viene in qualche modo enfatizzato questo aspetto, nonostante in Difendere la società, per esempio, lui lo dica in modo molto chiaro e esplicito che il razzismo non è solo un'ideologia, è un discorso che ha effetti materiali e simbolici sulla strutturazione della società e come tale deve essere trattato, non è né una mistificazione né un'allucinazione né un feticcio. Ora, da che cosa deriva questo limite? Dal mio punto di vista deriva dal fatto che si cerca di capire che cosa è razza e razzismo e non che cosa fanno.
nonché effetti materiali producono sul tessuto sociale. E anche qui, diciamo, il terzo dei limiti è quello più, come dire, è quello con cui forse abbiamo più a che fare, no? Che sono quelli che vengono fuori dagli autori, purtroppo, diciamo così, più interni al marxismo, al neomarxismo, al postmarxismo. In questo caso intendo per esempio Balibar, Wallerstein, lo stesso Harvey e anche altri. Come vengono trattati? Cioè, in questi autori razza e razzismo vengono sempre trattati come l'effetto di qualcos'altro. Sono sempre, possiamo dire, come criticava già Fanon nei Dannati della Terra, viene trattato il razzismo come una sovrastruttura. Fanon invitava a distendere il marxismo, no? Per dire che, guardate, che nei contesti coloniali razza e razzismo non sono una sovrastruttura, ma fanno parte della struttura economica, perché si è ricchi se si è bianchi, se è neri se si è poveri. Perché si è poveri, si è poveri perché si è neri. Chiaramente questo era un modo per Fanon di dire le cose in un modo un po' semplificatorio, però il problema sussisteva. Pensate a quanto per esempio viene detto in un testo che è stato molto letto e molto citato, che è Razza, Nazione e Classe di Balibar e Wallerstein, che misteriosamente continua a fungere come se fosse l'unico testo scritto su razza e razzismo. Come d'altronde tutto il discorso che portano avanti autori, il cosiddetto approccio differenzialista, no? Di Taguieff, Bieviorka e anche altri, e che sono pieni di questi limiti, però purtroppo è l'unico, come dire, è l'unico bagaglio di riflessioni a cui in Europa molti, soprattutto in Europa continentale, continuano a rifarsi un po' in modo cieco, secondo me, un po' in modo automatico. Wallerstein, per esempio, in Razza, Nazione e Classe, dice che per lui il razzismo è semplicemente una funzione economica che ha lo scopo di segmentare il mercato del lavoro. Possiamo dire che il razzismo sin da sempre ha alterato la struttura, come dire, delle classi sociali, però questo modo di trattarlo è, come dire, dobbiamo occuparci di altre cose. Perché anche qui poi viene relegato al campo delle bugie, cioè al fatto che la verità sta in un'altra parte. Anche Balibar, che comunque in questo testo non dice solo queste cose, in realtà è un po' oscillante fra il modo in cui lo tratta, però tende un po' a rifugiarsi in questo tipo di approccio. Lui dice: il razzismo in quanto vero fatto sociale totale, prendendo questa espressione da Moss, dall'antropologo, è iscritto nelle pratiche, nei processi sociali. Cioè non esiste come qualcosa che sta, non esistono le razze, vuole dire in pratica, che il che è vero esiste nelle pratiche, esiste nel processo sociale, questo è vero, però il problema è che anche qui finisce per prevalere una sorta di declassamento a bugia o mistificazione. Si perde il punto di vista opposto, cioè se uno si concentra solo su quell'espressione, no? Il fatto che il razzismo è anche una struttura che plasma tutta una serie di pratiche attraverso cui si struttura tutta la società. L'altro esempio, per esempio, abbastanza eclatante è quello di Harvey. Harvey è proprio restio a considerare queste cose. Forse è la più chiara espressione oggi di quello che può essere definito marxismo bianco. Ripeto, nell'Enigma del Capitale lui lo dice proprio in modo esplicito, cioè il capitalismo non ha bisogno di né di razzismo né di sessismo, può andare avanti, diciamo, tranquillamente. Se queste cose esistono perché una parte del ceto politico vuole in qualche modo trarre un vantaggio politico rispetto all'elettorato. Qui siamo a Engels, diciamo, di fine Ottocento, ecco. E non lo vede come un qualcosa che è connaturato alla stessa logica, no? del dominio capitalistico. A me sembra più pertinente il modo in cui Stuart Hall pone la cosa. Lui dice che la funzione della razza e del razzismo è quella di rinsaldare la società attraverso il processo duale di esclusione ed inclusione. Esclusione del razzialmente non desiderabile e in eccesso. Un autore che, diciamo, ha cercato di mediare fra i due punti di vista, però che non è molto conosciuto nell'Europa continentale e che era molto attivo nell'Inghilterra agli anni Ottanta, di origine asiatica, che si chiama Ambalavanar Sivanandan,
sembra un nome un po' così, un po' ignoto a noi, però nel dibattito, diciamo così, razzista, antirazzista inglese di quegli anni era, come dire, un punto di confronto serio. Lui è uno di quelli che ha cercato un po' di mettere queste cose insieme da un punto di vista, diciamo così, un po' più marxista di quello di Holse, se vogliamo trattarlo in questo Miguel, modo. lo puoi scrivere? Qua. Sì, dovrebbe esserci. Il libro si chiama, credo, Communities of Struggle o Communities of Resistance, adesso non lo ricordo. Ed è un testo, credo, degli anni 83-84, che era poi nel pieno, diciamo, dei riots in Inghilterra, no? I riots dei neri e degli asiatici contro il razzismo, sia di Stato sia popolare. Allora, Sivananda diceva. Cioè, il capitalismo non è razzista per amore delle razze, ma per amore del profitto del capitale. Però finché il razzismo si affida, scusate, finché il capitalismo si affida al razzismo, le lotte anticapitaliste devono fare per forza i conti con le lotte antirazziste. Cioè, è un qualcosa attraverso cui bisogna passare. Non solo nell'aspetto, diciamo così, più pubblico e di contrapposizione, ma anche a livello teorico, no? A livello, cioè, è qualcosa che c'è sempre, non è che non c'è, anche se non affiora in buona parte degli studi con cui abbiamo a che fare, se non, diciamo così, nell'Inghilterra. Adesso in Francia si sta muovendo qualcosa, anche lì. Ora, ecco, siamo arrivati al punto. Allora, diciamo così, per superare un po' questi limiti, io propongo una nozione di razzializzazione, cioè una nozione di razzializzazione del tutto particolare. Si legge? Sì, bisogna spegnere quella luce. Non so se lì. No, tanto non c'è la luce. No, di là allora. Una nozione che in Italia non si usa quasi per niente, razzializzazione, si usa poco, quasi nulla. Però secondo me andrebbe usata perché? Perché l'impostazione da cui parto io è che con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la sconfitta del nazismo, che è stato un po' l'apice di tutto il percorso, diciamo così, razziale occidentale, non è che il discorso della razza è scomparso, non è che è finita la storia. Siamo ancora oggi alle prese con gli effetti materiali, simbolici e culturali di quella vecchia nozione, che però tende a presentarsi in un altro modo, non si presenta come allora. Però è sempre legata a quel discorso, non è come dicono Taleb e Viviorca, no? Credendo un po' troppo a come si presentano movimenti tipo la Lega o non so poi negli Stati Uniti, però come si presenta la Lega, come si presenta il Front National, no? Che dicono che praticamente non pongono la questione in termini di gerarchia biologica, allora sembra che non fanno più riferimento all'idea di razza. In realtà continuano a fare riferimento, però, come dire, in un modo che ha più a che vedere con il contesto specifico oggi e non quello degli anni 40-50. Perché una delle caratteristiche del razzismo è proprio questa, il fatto che riesce un po' a plasmarsi all'interno della logica sociale in cui deve partecipare. Questo lo dice molto bene Fanon in un saggio del 56 che si chiama Razzismo e cultura. Lui lì analizza, diciamo, dice alcune cose molto interessanti sulla capacità del razzismo come dire, di diventare la pelle dei sistemi, di qualunque sistema, diciamo così, nato dal colonialismo in poi. Dunque, allora, questa è un po' più o meno quello che io intendo per razzializzazione. L'effetto sul tessuto sociale di una molteplicità di discorsi e di pratiche, istituzionali e non, orientati a una costruzione, a una rappresentazione gerarchicamente connotata delle differenze, fisiche e culturali, reali ed immaginarie.
tra i diversi gruppi e soggetti e quindi al disciplinamento dei loro effettivi rapporti materiali intersoggettivi. Detto in parole semplici, il concetto di razzializzazione in quanto saturo dell'eredità coloniale, questo è molto importante perché bisogna mantenere la memoria del fatto che il colonialismo è chiaro che è finito, ma non è finito nelle cose. È finito, diciamo così, come sistema formale, ma uno dei limiti del marxismo, per esempio, è stato anche quello di considerare semplicemente il colonialismo come una sorta di passaggio storico, no? Finito è finito. Invece no, è rimasto, come dire, è stato qualcosa di più pregnante per lo sviluppo stesso della modernità, soprattutto perché è riuscito a intrecciare, come dire, il capitalismo coloniale è riuscito a intrecciare capitalismo e razzismo in un modo molto particolare. Saturo l'eredità contemporanea nella nozione di razza sembra più adatto ad altri con connotati più neutri. Per esempio, chi ha dimestichezza con la sociologia o con le migration studies, si usa molto la parola etnicizzazione, no? Che ne so, il mercato del lavoro è etnicizzato. E che vuol dire etnicizzato? Non vuol dire niente. Invece, se uno dice razzializzato, la cosa è diversa perché richiama subito delle gerarchie. Più adatto a connotati più neutri a descrivere in modo efficace i processi di essenzializzazione, discriminazione, inferiorizzazione, segregazione economica e culturale, di violenza materiale e simbolica a cui vengono sottoposti attualmente nello spazio sociale italiano ed europeo i soggetti appartenenti a determinati gruppi. Ora, una precisazione. Di solito, e anche questa frase potrebbe, diciamo, indurre a questo aspetto, quando noi parliamo di razza o di razzializzazione tendiamo a pensare sempre all'altro, no? In realtà non è così. Se una società è razzializzata, siamo tutti razzializzati, bianchi e neri, perché la razza funziona, l'effetto del discorso di razza funziona come una distribuzione di gerarchia di privilegi nello spazio sociale, cioè a seconda dell'appartenenza, diciamo così, anche del colore della pelle, della provenienza, anche se non sempre è così. Però questo, diciamo, il fatto che non sempre sia così, come dice Angela Davis, oppure Goldberg in un testo molto importante anche, uscito di recente, che si chiama Are We All Post-Racial Yet? Siamo tutti finalmente post-razziali, in cui lui contesta un po'. Goldberg è uno degli studiosi più seri, diciamo così, del razzismo moderno. Quello che dicono loro è il fatto che quello che dicono loro è che il razzismo è qualcosa di impersonale, sta nelle strutture, e le strutture stanno dentro di noi, quindi si può appropriare di chiunque. Cioè, ma il fatto che le strutture, che il fatto che il razzismo abbia preso questa piega impersonale, o stia nelle strutture, non può portare a pensare che non sia un fenomeno che hanno creato i bianchi e gli occidentali. Quindi tutto questo per dire che la razzializzazione riguarda tutti, siamo tutti razzializzati, se dobbiamo usarlo il termine. Non lo possiamo usare solo nei confronti degli altri. Cioè dobbiamo pensare che la razzializzazione dell'altro dipende anche dalla razzializzazione di chi non viene posto come razzializzato, che in realtà gode di una serie di gerarchie, di privilegi e di accessi. Du Bois, di cui abbiamo parlato prima, lo chiamava il salario psicologico che il capitale ha concesso ai bianchi, no? Qual era il salario psicologico? Il fatto che li fa accedere a dei diritti che nega agli altri. È così che è nato il razzismo di Stato nella piantagione, nel sud degli Stati Uniti e nei Caraibi. Cioè negando ai neri per legge una serie di accessi a dei diritti che invece venivano tollerati ai bianchi, tra cui il possesso d'armi. Quindi, diciamo così, quello che lui chiamava salario psicologico, è chiaro che sono passati 100 anni, le cose sono cambiate, però continua a esserci un po' questa distribuzione, diciamo così, oggettiva e materiale di gerarchie e privilegi. Tutto per dire, e qui trago un po' ispirazione dal Fanon di Pelle Nera, Maschere Bianche, anche se le razze non esistono, chiaramente sono rappresentazioni, costruzioni e discorsi finalizzati a una serie di cose, e nonostante la sconfitta del nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, siamo ancora alle prese con gli effetti materiali, simbolici, psicologici, materiali sul tessuto sociale di questa secolare tragica storia. Cioè, non è finita quella storia. C'è ancora oggi, si manifesta in modo diverso. E non si manifesta semplicemente
negli effetti più, come dire, più visibili, se volete, no? Si manifesta anche, per esempio, non manifestandosi nello sguardo con cui uno affronta la realtà, dove praticamente la centralità che hanno avuto tutti questi processi nella costituzione stessa della modernità, in buona parte della produzione della conoscenza in Europa sono totalmente obliterati. Sì, no, quindi diciamo il ragionamento lo faccio proprio in forma di domanda, come si pone rispetto ad esempio alla posizione di Toni Morrison, Giochi al buio in particolare, che diciamo, in qualche modo dice che la stessa identità no, americana in realtà si costituisce nel gioco della differenza con l'afroamericano. Come si pone, in che senso? Cioè, nel senso, sei d'accordo, ti vedi una differenza? Ma con Toni Morrison, diciamo, mi piacciono molto i suoi romanzi, però le cose che sostiene a livello pubblico su questo, cioè su alcune cose non sono d'accordo. Lei per esempio ha inneggiato a Clinton come il primo presidente realmente, diciamo così, aperto ai neri della storia degli Stati Uniti, quindi quello mi trova. Forse l'età, sì. Sì, che poi tra l'altro Clinton è stato quello, se oggi negli Stati Uniti si parla di complesso industriale penitenziario rispetto ai neri, di incarcerazione di massa, con Clinton è stato un passaggio chiave quello, perché è stato quello che ha aperto alla privatizzazione delle carceri, alla militarizzazione della polizia, della polizia e a tante altre cose, alla famosa legge 3 strike, sei dentro per sempre, quindi non si capisce perché. Ora, è chiaro che rispetto a quanto lei dice sull'identità degli afroamericani, su quello sì, si può essere d'accordo, sicuramente sì. Però, ripeto, bisogna prendere un po' con le molle le cose che dice, anche se Play in the Dark poi è un bel testo, sì. È interessante per come lei legge questi fenomeni. Non lo so, prima di andare avanti vogliamo fare visto che c'è stata qualche domanda, magari qualche cosa che non è stata chiaro, che diciamo, come dire, ho passato troppo di fretta, ho esposto troppo di fretta. Io chiedo solo una cosa, il concetto di razzializzazione potrebbe essere inteso come il processo attraverso cui si costruisce il razzismo, o può essere inteso in questo termine, perché in fondo rispetto al concetto di razzismo la differenza può essere vista in questo senso, cioè come processo che costruisce delle cose. Sì, è giusta, è in questo senso che la razzializzazione è l'effetto del razzismo sulla società. Mettiamolo in questo senso, cioè la manifestazione materiale. Cioè, così sarebbe invertito, è l'effetto del razzismo. Sì. Però in realtà costruisce anche il... Sì, è come dire, è un andata a ritorno, no? Mm-hmm. Anche perché, diciamo, se voi guardate bene, almeno l'intenzione era quella, la definizione è molto formale, non è di contenuto. Perché poi chiaramente a seconda dei contesti storici, geografici, specifici, tutto questo tende a prendere una piega particolare e che non è facilmente estrapolabile da un contesto all'altro. Oggi in alcune zone si parla anche di razzismo antibianco, ecco, cose di questo genere. Il che non esiste chiaramente il razzismo antibianco, però è un modo, come dire, è un po' una reazione a questo modo di porre le cose. Il razzismo postcoloniale, come l'ha definito, ha detto che è un po' un lascito anche del razzismo nazifascista, ma i destinatari erano molto diversi, sono stati molto diversi. Allora, oppure mi faccio capire. Sì, faccio capire meglio. Allora, diciamo che il razzismo nazifascista non può essere compreso senza il momento coloniale. E questo per esempio lo dice Hannah Arendt molto bene nelle origini del totalitarismo. Lo dice anche Aimé Césaire nel discorso sul colonialismo e l'hanno detto anche altri. Il razzismo nazista, i campi di concentramento nazisti sarebbero impensabili senza l'esperienza occidentale coloniale. È un punto di, diciamo così, Césaire lo definiva come il ritorno del colonialismo all'interno dell'Europa stessa. Cioè il nazismo era una sorta di nemesi di tutto il processo coloniale occidentale
nelle colonie. E veniva poi, come dire, non veniva semplicemente... Allora, in Italia per esempio le prime leggi razziali non sono state quelle del 38, ma quelle del 37 nelle colonie, nelle colonie, diciamo così, italiane. E il nazismo non è che aveva questa concezione razziale solo nei confronti degli ebrei, anche se chiaramente ce l'aveva principalmente nei confronti degli ebrei. Quindi è un po' in questo senso, per me, ma non solo per me, diciamo per quasi tutte le genealogie più o meno attendibili sulla storia del nazismo, scusate, sulla storia dell'idea di razza, del razzismo, il nazismo viene visto come l'apice di un processo cominciato con la conquista dell'America. E non è pensabile senza quello. E anche qui avete, tante cose che avremo detto fra poco, no? Molto spesso buona parte della riflessione europea sul razzismo si concentra solo su quel momento lì, no? Sul razzismo, diciamo così, antisemita. E paradossalmente ha una concezione del tutto eurocentrica del razzismo, perché quello è un momento di rientro del razzismo in Europa. Ma prima ci sono 400 anni di storia in cui gli europei hanno praticato un razzismo sistematico nelle colonie e lo hanno usato come dispositivo di governo che man mano si è affinato e poi è rientrato in Europa. Quindi, come dire, è per questo, diciamo, che la modernità non può essere pensata al di fuori del colonialismo. È un elemento, diciamo, fondamentale nella costituzione della modernità. Anche per questo, perché il nazismo stesso, diciamo, è stato l'apice. Chiaramente non tutto si può spiegare soltanto con le colonie, però la gerarchia razziale nazista senza le colonie, come dice per esempio Enzo Traverso, in un testo molto bello, che si chiama La violenza nazista, una genealogia, è forse uno dei pochi storici che vede il momento coloniale come costitutivo fondativo dell'esperienza nazista, cosa che non fa Moss, per esempio, grande storico, no? La nazionalizzazione delle masse, altre cose, zero, sul colonialismo, niente, come molti altri. Quindi io lo vedo un po' in questo senso. Il nazismo è solo un momento, finito quel momento ce ne sono altri fatto da altre cose. Anche oggi, per esempio, questo è molto in rapporto con delle cose che ho detto all'inizio, no? Molto spesso quando, diciamo così, quando si pone a livello pubblico il dibattito antirazzista il discorso antirazzista per, come dire, per denunciare un certo tipo di razzismo, si va a finire sempre, che ne so, a Salvini, a Marine Le Pen o a Trump. E invece no, non è così. Perché quello, e soprattutto in Europa c'è la tendenza semplicemente a ridurre Le Pen, questi fenomeni, chiamiamoli così, regressivi, a una sorta di neofascismo, no? E questo, anche questo è totalmente autoreferenziale ed eurocentrico, perché senza l'immigrazione, senza la reazione al, diciamo così, chiaramente non è l'unico elemento, però senza le migrazioni fondamentalmente, quei fenomeni sono incomprensibili, quindi non si può parlare semplicemente di neofascismo, di fascismo, di sovranismo per questi movimenti, perché sono il prodotto di tutto questo. Di tutto questo che presuppone anche altre cose, mentre invece è come se si continua, diciamo così, a stare dentro in modo totalmente autoreferenziale dentro una storia solo europea che non considera per niente tutti questi processi. Non so se è chiaro quello che stavo dicendo. Per il caso italiano non è un po', come dire, riduttivo retrodatarlo al periodo del nazifascismo, soprattutto pensando più che altro all'inizio Novecento, certo, quando inizia effettivamente la costruzione dell'idea coloniale italiana, che poi viene ripresa proprio come anche la forza di rivincita su quello che è stato l'inizio del Novecento italiano in Nord Africa, e soprattutto che alimenta poi in maniera contrapposta quello che succede a nord-est con l'irredentismo e quindi anche la questione con gli slavi e con appunto tutta quella fascia della Friuli Venezia Giulia, che è quello che un po' tentano i Wu Ming di riportare, cioè,
narrazioni, perché penso che, soprattutto per il caso italiano, per cui c'è il grande rimosso della prima storia dei vent'anni del Novecento italiani, quindi non è che si inizia col fascismo, l'impresa coloniale, inizia ben prima. Quindi penso sia anche importante quello, anche per dei discorsi. Sì, sì, no, ma io dicevo che il nazismo e il fascismo sono solo un momento, non è il momento determinante, tendono a essere visti a volte come questo, ma sono solo, diciamo così, momenti di un qualcosa di più, come dire, di più globale e di più serio. Ma in Italia il discorso dovrebbe cominciare con la stessa, diciamo, chiamiamola conquista del Mezzogiorno, perché questo è stato. Lì c'è un progetto, diciamo così, razziale verso il Mezzogiorno. Tutta la questione meridionale rientra benissimo nel, diciamo così, nel, nella questione coloniale. Quindi fa parte proprio della stessa storia dell'Italia. Fatto sta che però in Italia, se voi andate a vedere, non c'è un dibattito serio sul razzismo, antirazzismo, c'è praticamente una rimozione totale. E non riguardo semplicemente al, se volete, sul fascismo ce ne sono cose, ma rispetto per esempio a quel momento lì, a parte i libri di Angelo Del Boca, va bene, adesso ci cominciano ad essere molte cose. Quello che non c'è però è un, come dire, un dibattito sul ruolo del razzismo nella costruzione stessa dell'Italia, questo non c'è. Mentre invece negli Stati Uniti e nell'Inghilterra c'è, soprattutto perché lì sono stati i neri a porre la questione. Qui però si fatica molto a porla in questo modo. E soprattutto un'altra cosa a cui saremo andati avanti un po' dopo. Forse prima. Ecco. Soprattutto un'altra cosa. Io avrei fatto riferimento dopo a questa idea di Aníbal Quijano. Non so quanti di voi ne avete sentito parlare. Quijano è un autore che appartiene non tanto alla tradizione degli studi postcoloniali, diciamo così, angloamericani o europei o asiatici, ma a quello che sono gli studi decoloniali dell'America Latina, che in realtà non sono poi tutto l'America Latina. È vero che loro sono tutti latinoamericani, ma stanno a Duke la maggior parte. Non Quijano, però gli altri sì. Quijano però aveva lavorato con Wallerstein, quindi anche per quello conosciuto nella mente anglosassone, hanno scritto anche delle cose insieme. Cosa dice Quijano in questa lunga, diciamo, citazione che non vi leggo, però che è molto importante, perché dice due o tre cose che è da qui che bisognerebbe cominciare a parlare di queste cose. La prima è che l'idea di razza nasce con la conquista dell'America. Lui qui fa un errore, secondo me, perché non è che nasce lì, per gli studi che io poi ho fatto. Si può dire che lì nasce, è un punto di, diciamo così, è un punto di arrivo e un punto di partenza. Perché la storia dell'idea di razza, è come io dico utilizzando una definizione di Deleuze, se uno la volesse analizzare, l'origine, volesse fare una genealogia, ha un'origine un po' rizomatica, cioè ha tante radici diverse, però tutte si saldano dopo il 500 con la scoperta dell'America. Perché? Perché lì gli europei, come dice Quijano, per la prima volta chiamano un'altra società razza, e tuttora nei paesi dell'America Latina si festeggia il Dia della razza, perché gli europei portarono la razza. Ora, che cosa dice Quijano? Quijano dice: nonostante gli europei avessero rapporti da sempre con africani e asiatici, ai primi che hanno considerato una razza diversa e per contrapposizione si sono considerati, hanno scattato l'idea di umanità a livello quasi costitutivo e genetico, anche se anche qui possiamo risalire fino a Platone su certe cose. Però i greci non avevano una concezione razziale della propria identità o degli altri. Avevano cose, diciamo, che andavano in quella direzione, ma non c'era una discriminazione a partire dalla biologia stessa. Anche se, ripeto, Platone e Aristotele a volte sono un po' oscillanti su queste cose. Però la cosa che si può dire è che una delle cose che confluirà nell'idea di razza è la vecchia distinzione greca fra barbaro e civile, no? E tutto quello che, diciamo così, porta, no? Che cosa è il civile e cosa è il barbaro. Domani.
I romani, eh? Sì, sì, anche i romani. Vabbè, io sto parlando, diciamo, se uno vuole, di solito viene vista lì un po', no? La nascita della cultura occidentale, anche se questo è, come dire, un'impostazione un po' romantico-ottocentesca, però... ecco, allora, Chicano dice questo, per la prima volta altre società vengono chiamate razze e vengono poste su un piano umano diverso. Prima non esisteva questo. Ora, perché l'hanno fatto? Perché l'hanno fatto gli spagnoli? Chiaramente lui, da sociologo marxista o post-marxista, cerca di in qualche modo giustificarlo non tanto con uno sviluppo culturale precedente, come in realtà bisogna anche tenere in considerazione, ma semplicemente con il controllo del lavoro in un sistema che comincia a essere quello schiavistico, no? Come giustificazione dello sfruttamento degli schiavi. Allora, il famoso dubbio di Cortés, no, ma sono umani o non sono umani? Hanno l'anima o non c'è l'anima? Non ce l'hanno? Sempre Goldberg, per esempio, lui dice che il famoso dibattito di Valladolid fra Sepúlveda e Las Casas, in realtà entrambi hanno gettato due modi che sembrano contrapposti ma che fanno parte di un pensiero razziale sull'altro attraverso cui poi l'Europa si porrà a seconda dei casi a livello, nei confronti delle altre popolazioni. Sepúlveda diceva che praticamente gli indiani non avevano l'anima, erano idolatri, facevano l'antropofagia, cioè non potevano essere salvati, cioè era gente che non apparteneva all'umano. E a questo Goldberg lo chiama il razzismo naturalista, no? Quello che per natura, diciamo così, la semplice appartenenza naturale a un ceppo fa sì che quel ceppo sia, come dire, irrecuperabile. E tutto questo confluirà nell'idea moderna e scientifica o pseudoscientifica di razza. Las Casas invece, dice Goldberg, inaugura un po' quella che è il razzismo storicistico, ma non nel senso di filosofia della storia. Il razzismo storico, perché quello che dice Las Casas è che sono umani e possono essere salvati e redenti se educati dagli europei, in questi casi sono superiori, no? Ed è anche un altro aspetto della politica coloniale, questa dopo. Entrambe le cose si farà. Però la cosa importante è che Chicano vede nella conquista dell'America, come dire, il primo granello di sabbia che comincia a crescere insieme allo sviluppo del capitalismo fino ad arrivare al nazismo, che è l'apice di tutta questa cosa. E che per buona parte si svolge fuori dall'Europa, non dentro. Comincia a svolgersi dentro, a partire, diciamo così, dagli anni 20-30 in poi. Anche perché poi c'è, come dire, c'è una sorta di razzializzazione del conflitto sociale in Europa dalla fine dell'Ottocento. Pensate all'antropologia criminale positivista, lo stesso antisemitismo, no? L'antisemitismo di fine Ottocento non è lo stesso di momenti precedenti, perché è già biologicista, e tutto questo è una maturazione di tutto questo pensiero che in qualche modo sancisce il rientro della mentalità coloniale nell'Europa stessa. Quindi Chicano è importante per questo, diciamo, perché vede un po', come dire, l'aspetto, vede un po' la nascita del fenomeno e lo rintraccia nelle colonie. Lo vede anche come un dispositivo, come dire, materiale di controllo del lavoro, come Fanon dice che bisogna considerare in parte la razza, anche se non è solo quello, è anche altre cose. Quindi, diciamo, la genealogia che propone Chicano è molto interessante anche perché consente di in qualche modo superare altri limiti di tutta questa impostazione della teoria sociale europea, che tende a vedere il razzismo come un fenomeno che riguarda solo l'Europa, paradossalmente. Colette Guillaumin, che è una delle prime che ha cominciato a occuparsi del razzismo in Francia negli anni 70, lei dice che il razzismo nasce negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione francese come reazione alla tendenza, diciamo così, ugualitaria della modernità, come reazione alla modernità. Come Bourgeois ha la stessa idea, ma è un'idea molto, come dire, molto radicata. E invece no, non è questo. Questo è un modo bianco ed europeo di concepire la cosa, anche perché poi tende a porre come paradigma l'antisemitismo, non il razzismo coloniale, che poi ha dato origine al razzismo antisemita.
Quindi anche per esempio Behavior K lo legge in quello spazio del razzismo, che è stato un testo degli anni 90, però che ha un po' segnato anche il dibattito, o lo stesso Taghiev, vedono il razzismo come una reazione moderna alla modernità. La modernità, sviluppandosi, produce squilibri, scompensi, cancella identità, crea disordine. Il razzismo nasce come contrapposizione per creare un ordine, diciamo così, alternativo. Questo in parte è così, però perché dietro c'è tutta la storia coloniale, cosa che loro non vedono. Io avrei una domanda. Sì. E diceva che come formazione è un antropologo. Immagino che molti magari di formazione avvicinarsi a questi studi. E, cioè, immagino che ci sia una grande riconsiderazione di tutta l'antropologia in generale, no? Da parte di chi? Di questi studi che lei fa. Cioè, non molto, perché anche l'antropologia è stata deficitaria su questo. Rientra nel campo delle scienze sociali progressiste, che ha sempre, diciamo così, l'antropologia ha sempre combattuto il concetto di razza, ma non nominandolo, cioè non vedendolo comunque come un po' per la storia stessa dell'antropologia, bisogna dire, però quando ha avuto, diciamo così, l'opportunità di farlo non lo ha fatto, perché era permeata da tutto questo, diciamo, modo occidentale di vedere la questione. No, infatti, quindi dico, è inquinata. In questo senso, sì, cioè, può essere abbastanza. Esatto, dico, cioè, che cosa si salva da questo? Cioè, è molto difficile destrutturare una cultura talmente, no? È la cultura illuministico-umanistica che è il problema, di cui l'antropologia è figlia. Un po' come buona parte delle tendenze marxiste e progressiste, o anche non abbiamo toccato, diciamo, la parte più liberale, Weber e questo che, diciamo, ma anche lì il limite è lo stesso. Cioè, qui comincerà a esserci un cambiamento quando c'è una presa di parola degli altri, che cominciano a dire, no, guardate, però da cosa non stanno. Césaire Fanon, C.L.R. James, in America ancora prima, no? La tradizione, diciamo così, nera, già nei primi anni del fine 800, inizio 900, comincia a produrre un discorso diverso. In Brasile, per esempio? In Brasile è uguale. In Brasile, cioè, come società multietnica. Ma non ha poca importanza, perché anche l'Argentina in realtà è una società multietnica, però il discorso era questo. Multiraziale. Sì, però non veniva, diciamo, non veniva, c'era una negazione totale sia dell'indigeno che del nero. Sì, in Argentina ancora di più che in Brasile, ma anche in Brasile, la famosa democrazia razziale, no? Creata, credo, dopo Getulio Vargas, mi pare, era un modo mistificante per dire che le razze non esistono, ma continuano a esistere, perché tuttora Lula, per esempio, ha fatto una legge di, diciamo, che ricalca molto la legge americana dell'affirmative action, perché nel mondo universitario brasiliano fino a pochi anni fa non era molto consueto trovare neri o mulatti. Allora, perché? Perché? Cominciamo da domande un po' sciocche, no? Perché se uno va negli Stati Uniti in galera 2 su 3 sono neri? Perché i neri delinquono. Non sanno delinquere, non sanno vivere, non si danno da fare, o perché pure c'è un sistema che è quello che è? Perché in Europa succede la stessa cosa, se non sono neri sono migranti, e prima erano meridionali, perché anche questo era in Italia così. E purtroppo la parte, come dire, la parte più progressista, diciamo quella più affine al tipo di pensiero entro cui io mi muovo, che è quella, diciamo così, chiamiamola marxista, ha questi limiti, anche perché tende a vedere sempre tutto questo come un effetto di qualcos'altro. Non lo prende per quello che realmente è. Lo tende a vedere sempre come una sovrastruttura, come qualcosa che non è di per sé importante, di cui non siamo responsabili. Io volevo chiedere una cosa a proposito appunto di questa questione che sollevavi anche tu. Nel senso che mi sembra un po' che le scienze sociali e in generale, insomma, la produzione di conoscenza non possa uscire da un impasse rispetto alla questione di chi prende parola. Nel senso che finché non sono soggetti che
che attraversano la razzializzazione non dal punto di vista di privilegio, ma dal punto di vista della gerarchia, non c'è modo di uscire. In parte no, però nel mondo anglosassone sono entrati nei luoghi chiave della produzione della conoscenza. Però questa diciamo così, questa questione di chi, del soggetto che prende parola, non è vero solo per la razzializzazione. No, certo. Anche ma il femminismo, per esempio, è simile tutta la vicenda. Io non l'ho toccata, però una delle matrici dell'idea di razza è anche il sessismo, no? Diciamo, della cultura occidentale. Per esempio, c'è un libro molto interessante di Elsa Dorlen che si chiama La matrice sessuale della razza, o la matrice sessista. Dorlen è francese e lei vede bene come nell'idea di razza confluiscono certe credenze che cominciano a sviluppare i greci sulle donne, in particolare che i limiti, diciamo così, razionali e umani delle donne dipendeva dalla loro struttura biologica, diciamo dal fatto che avevano un corpo femminile, il corpo già determinava il modo di pensare e il modo di essere. Tutto questo confluisce nel pensiero medico razziale, chiamiamolo così. Confluisce, ma è tuttora presente. Non lo so, a me viene, da questo punto di vista viene tantissimo in mente la questione di Theo in Francia adesso, sì, del ragazzo che è stato violentato dalla polizia, e la questione è che il suo corpo era a disposizione della violenza di Stato, anche violenza sessuale, perché razzializzato, però come dire, la violenza razziale e la violenza sessuale e sessista vanno insieme, funzionano nello stesso modo. Molto spesso sì. Sì, sì, sono d'accordo. Posso chiedere ancora una cosa? Mi domandavo, perché in realtà appunto per spiegare il fenomeno del razzismo, della razza, evidentemente bisogna determinare, scoprire, investigare i processi, no? I processi per cui in qualche modo hanno poi una serie di cause, no? Per cui se non si definisce nessuna causa diventerebbe un fenomeno aleatorio, no? Per cui si può anche dare la parola ai soggetti che ne soffrono, però se è un fenomeno totalmente aleatorio non ha spiegazione, no? Per cui in realtà si tratta di trovare delle spiegazioni che siano corrette, che siano il più possibile che affrontino la complessità del fenomeno, no? Per cui ecco, in realtà si tratta di studiare il fenomeno e spiegarlo, e quindi determinare delle forze o le cause oppure i contesti che producono questi fenomeni, no? Dopodiché sicuramente il ruolo di chi è soggetto a queste forme di oppressioni può essere fondamentale per far emergere determinate situazioni che magari un soggetto che non è soggetto a questi fenomeni non è in grado di vedere, no? Per cui in realtà l'antropologia ha fatto una sorta di autocritica, per cui nel rapporto con l'altro si è compreso i limiti, no, dell'osservazione partecipante, cioè si trattava di dare la parola anche. Però comunque si tratta poi alla fine di spiegare il fenomeno, no? Non so se... Sì, no, e chiaramente il fenomeno va spiegato, anche se c'è una tendenza al pensiero nero americano molto radicale, che negli ultimi anni sta prendendo molto corpo, soprattutto dagli anni di Obama in poi, che si chiama l'afropessimismo, non so se ne avete sentito parlare, che loro sostengono una cosa che in realtà già la sostenevano altri, che qualunque razzializzazione ci sia dell'oppressione razziale è di per sé una giustificazione. Per loro l'unica giustificazione è la volontà, diciamo così, del bianco di dominare e sottoporre il nero. Punto e basta, un atto di forza, arbitrario, di forza, di dominio, che non è fondato su niente, solo sulla forza stessa. Questo sostengono loro, non è il mio modo di vedere le cose, come più o meno penso di aver cercato di spiegare. Per me, allora, l'idea che io mi sto facendo studiando queste cose, su cui spero un giorno di poter scrivere qualcosa di più sistematico,
è che non esiste un telos razziale della storia moderna, a parte che non esiste un telos nella storia, no? Però non esiste un telos razziale, diciamo così, nella storia, chiamiamola occidentale, moderna, non so come chiamarla. Esiste però, esistono tante cose che vedendole in modo retrospettivo, cioè da dove siamo noi oggi, hanno contribuito a plasmare l'idea di razza, che però si attiverà solo con la conquista dell'America nel suo senso moderno, come noi oggi diciamo più o meno, come la causa di tutto ciò che ha generato dalla conquista dell'America in poi, no? Per esempio, un passaggio fondamentale è la legge in Spagna della limpieza de sangre. Quello è proprio, diciamo, l'atto di fondazione delle... La stessa data? Sì. I denti? Sì. Per sempre infatti. Il 1492. Sì, poi ha a che vedere con la cacciata dei Mori, degli ebrei, anche l'antisemitismo medievale ha la sua importanza. Ci sono tante cose ci sono tante radici che quel momento attiverà. Le convergenze, però la realtà è che se uno va a studiare o va a leggere la maggior parte di queste genealogie, anche se devo dire che non è molto facile farsi un'idea precisa dei fenomeni storici, perché ci sono molte divergenze soprattutto riguardo i documenti, però sembra più o meno assodato che nelle lingue europee il termine razza, inteso nel senso, diciamo, che avrà moderno, è più o meno, diciamo, contemporaneo alla scoperta dell'America. Quindi, e non è un caso, per me non è un caso, che è il momento in cui nasce anche il capitalismo come sistema globale di dominio, perché il capitalismo nasce con la conquista dell'America. Anche questo è un limite di un certo tipo di marxismo, diciamo così, bianco ed eurocentrico, no? Che lo vede come una cosa che è nata come il prodotto di un processo intraeuropeo. Pensate a tutte le teorie, che ne so, più classiche, no, del marxismo, come spiega la transizione dal Medioevo o dalla premodernità alla modernità o dal precapitalismo al capitalismo. Pensate a Hobbes, per esempio. Pensate o Perry Anderson, no, le cose più, come dire, più, come vogliamo chiamare, ortodosse, tradizionali. Cioè, lo vedono come un qualcosa che avviene all'interno dell'Europa e poi si espande nel mondo. Invece non è così. Per quanto mi riguarda, senza la scoperta dell'America e l'affluenza di metalli, questo lo dice anche Marx in realtà, in parte, non nei capitoli sull'accumulazione capitale. Senza tutto quello è impensabile, diciamo, il capitalismo moderno. Quindi nasce con la conquista dell'America, nasce con il colonialismo. E non nasce, come dire, in un contesto già di per sé globale. E l'idea di razza, diciamo, va vista in questo contesto. Il razzismo, anche tornando alla domanda da cui siamo partiti, nel caso dell'Italia è ancora più, come dire, ancora più, più assurdo, se volete, il fatto che non ci sia una riflessione sul ruolo del razzismo nella costruzione della cultura e dell'identità italiana. Perché dico questo? Perché se l'Italia ha fatto parte, se concordiamo sul fatto che la modernità capitalistica dal 500 in poi aveva al suo centro, come dice Chicano, razza e razzismo come dispositivi di controllo culturale e materiale, se l'Italia ha fatto parte di tutto questo, in qualche modo si deve essere riversato, no, sulla stessa dinamica di costruzione nazionale, oppure stava fuori? No, perché ha fatto parte come tutti gli altri paesi. Questo per quanto riguarda un discorso più, come dire, di questo tipo, no? meno di panorama, più riguardo la storia stessa dell'Italia. Per l'Italia colpisce questa cosa, che non c'è proprio un... Anche per esempio sul rapporto che altrove ormai è abbastanza chiaro fra cultura rinascimentale, cultura umanistica, razzismo e colonialismo, qui non sono stati aperti, diciamo, come dire, dei percorsi di pensiero intesi in questo senso.